un monumento ai caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, il secondo conflitto bellico che ha interessato anche diverse famiglie di Crotone. Una guerra sempre ingiusta che non porta a niente, come ha ricordato in via Scalise il prefetto di Crotone Franca Ferraro durante la cerimonia di inaugurazione. Il monumento è stato voluto dalla Quarta Commissione Cultura, presieduta dall'avvocato Fabrizio Meo, e donato dal cavaliere Massimiliano Baffa su proposta dell'ANIOC Crotone, presieduto da Pino Crea. Un triangolo, ha ricordato Meo, tra via Scalise, piazza Martiri delle Foibe e la statua di Claudio Crea, tutte lì vicino. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità civili e militari, con l'accompagnamento musicale prezioso degli studenti dell'Anna Frank, diretti dalla maestra Luisa Floccari. Il monumento è stato benedetto da Don Tommaso Mazzei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Presente anche il figlio di un militare che in Russia ha perso la vita. Quindi è un dono alla città di Crotone. Sì, è un dono alla città di Crotone, in modo particolare a 15 famiglie di caduti in Russia. L'ho voluto fortemente questo monumento in memoria di tutti i caduti crotonesi in Russia, in modo particolare per mio padre Macri Giuseppe, che è uno dei nominativi nella lista. Cosa ricorda del sacrificio di suo padre? Beh, io non ricordo nulla perché sono nato mentre lui era già militare e quando mia mamma gli ha comunicato che io ero nato, mandando una fotografia dicendo se poteva venire a vedermi perché io stavo morendo. Quindi lui ha chiesto l'autorizzazione per venire, era in Italia ancora, e non gliel'hanno concessa, quindi è scappato per venire a trovare a vedermi. E dopo 3 giorni sono venuti i carabinieri e lo hanno fatto rientrare. E poi, rientrando, la sua compagnia partiva in Russia e quindi lui è andato in Russia. Io ricordo da bambino, da ragazzino, di aver letto un'unica lettera di mio padre che diceva che erano arrivati in Russia e che tutto era andato bene, diciamo. Dopo di allora non si è più saputo nulla, fino a qualche anno dopo che il Ministero della Difesa lo ha dato presunto morto, diciamo, ecco, disperso in effetti.